Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, c'è un messaggio per te, ok? Rispetto a quello che stai manifestando, a quello che vuoi, al tuo desiderio, a un obiettivo specifico, che sia d'amore, di lavoro, di relazioni, qualsiasi cosa, oppure niente. Un messaggio per te, ok? Lasciamo parlare proprio le carte, vediamo le ispirazioni che ci dettano. Quindi, c'è un messaggio per te. Facciamo parlare le carte in base a quello che stai pensando in modo specifico, oppure se non stai pensando niente, oppure comunque un messaggio che ti deve arrivare adesso, ok? Allora abbiamo la luna viola, la stella verde e il cuore giallo. E partiamo dalla luna viola. C'è un messaggio per te. Mettiamolo qua, vediamo di che cosa si tratta. Allora, partiamo con la dea. Vediamo che cosa ci dice la dea. C'è un messaggio per te, vediamo. Allora, alle mie ragazze e ai miei ragazzi della luna viola, qual è il messaggio che volete fare capitare i maestri, gli angeli, il sé superiore, il padre, che poi è tutto uno, alle mie ragazze e ai miei ragazzi della luna viola rispetto a un loro obiettivo specifico, oppure semplicemente il messaggio, qual è? Qual è la carta della dea che contraddistingue i miei ragazzi e i miei ragazzi della luna viola? Ragazzi, state creando a go-go. Allora, ragazzi, la donna ragno, la co-creazione. Allora, ti sta dicendo, questa carta è specifica, ti sta dicendo prima di tutto che sei stata ascoltata o ascoltato, sei stata accolta, i tuoi desideri sono stati accolti, ascoltati e l'universo sta cooperando con te per la realizzazione di quello che vuoi. Stai manifestando a go-go. Una parentesi che implica questa carta è che tu hai espresso un determinato intento, ok? Per realizzare questo intento, affinché tu realizzi questo intento, ci possono essere delle prove che stai superando adesso, va bene? Per far spazio a ciò che hai richiesto si manifesti a te per diritto divino, ok? Questa carta ti dice che rispetto a quello che hai chiesto si sta manifestando qualcosa di più che tu nemmeno puoi immaginare. Ok, che la tua mente non può contenere ancora, non può vedere. Rispetto alla tua richiesta, la tua anima sta mettendo in accordo tutte le parti affinché si manifesti ciò che è un bene supremo non solo per te ma per tutti. Ok? Quindi questo è il messaggio cardine di questa carta. Stai mettendo proprio le... sei allineata con il tuo sé, quindi qualsiasi cosa ti sta accadendo sappi che il tuo obiettivo è allineato a uno scopo ancora più alto. Lascia che l'universo ti stupisca e quindi non frenare niente, perché stai co-creando con l'universo. È una carta di una potenza inaudita, Vediamo un attimo quale porta si sta aprendo grazie a questa co-creazione. Questo messaggio fortissimo per le mie ragazze, la co-creazione. Quale porta? I miei ragazzi della luna viola. No, ragazze mie. Te, guarda. La porta delle stelle, ragazze. Di che stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando di qualcosa di meraviglioso, un sogno. Il tuo sogno è già in atto. La porta delle stelle, ragazze, ti dà un solo monito fondamentale, imprescindibile, affinché tu vada non ostacolando l'universo per quello che hai chiesto. Ti dice: credi in te stessa, credi in te stessa, nelle tue capacità. Quindi l'affermazione è: io sono capace, io merito sempre il meglio, io ottengo sempre tutto ciò che voglio o di meglio. Ecco il monito che ti dava questa carta, me lo conferma con la porta delle stelle. Quindi io ottengo sempre tutto ciò che io voglio o di meglio. La porta delle stelle significa amore, lavoro, qualsiasi cosa che tu hai in mente o anche se non avevi in mente niente. Qua ti dice che tu sei molto, molto fortunata, non si dice perché la fortuna te la crei tu, allineata con il tuo sé, con i tuoi ideali più grandi e con il tuo sogno. Continua a confidare in quello, sei guidata dalle stelle, guidato dalle stelle. È un messaggio di una bellezza, di una poesia unica, ragazze, ragazzi.
Credi in te stessa, io credo, io credo, io credo, io credo nel potere delle mie affermazioni. Io sono sempre al servizio della luce e della consapevolezza. Io manifesto sempre il mio bene supremo. Tutto ciò che vuoi, amore, lavoro, relazioni, la porta delle stelle ti dice che tutto è allineato a questo. Ragazze, l'unico monito che vi posso dare adesso è: io credo in me stessa. E basta. Io credo nelle mie capacità, io sono geniale, io sono autentica, io seguo sempre il mio bene supremo, ok? E sono carte meravigliose, eh? Complimenti ragazzi miei. Vediamo, ci mettiamo una di queste. Per le mie ragazze e i miei ragazzi della luna viola. O quello che stai facendo ti sta dando finalmente il tuo posto nel mondo. Ti sentirai pienamente qua come se fosse uscita la stella, no? Quindi laddove credevi impossibile qualcosa, tu lo vedrai. E il monito di questa carta è: io finalmente ho trovato il mio posto nel mondo, cioè tu avrai abbondanza in termini di abbondanza spirituale manifesta nella 3D. Ok? Un'altra carta, il messaggio che deve arrivare alle mie ragazze e ai miei ragazzi qual è? Sì, ragazze, che vi devo dire, questa è una stesa meravigliosa, il pescatore. Il pescatore, preparazioni giunte a buon fine, dai, che vi devo dire? Ragazzi, il pescatore, tutto ciò che hai preparato giunge a buon fine, quello che stai pensando, se stavi pensando a qualcosa di specifico, è già per te, la relazione, una persona, un amore, è già lì, ok? Quindi il messaggio è: stai andando da Dio, credi, continua a credere in te stessa. Preparazioni giunte a buon fine, il pescatore ti dice che se non le hai ancora viste queste manifestazioni, presto pescherai tutto quello che hai chiesto. Continua nel credo cieco, nella fede cieca. Io ho fede solo e soltanto nella legge. È meravigliosa questa stesa. Ci mettiamo da occhi, ragazze? Sì, vediamo un po' di metterci. Che ci mettiamo? Vediamo. Queste voglio metterci. Fatemi capire un poco, quindi, qual è l'altro messaggio che vogliono farvi arrivare? Che questo è un messaggio meraviglioso. Vediamo che dicono i tarocchi. Di cosa parla questa co-creazione magnifica, queste stelle? Si è girata da sola. Rispetto a tutto ciò che è la perdita, impedimento, ipocrisia, rispetto a tutto ciò che credevi che fosse andato male. Mi spiego? Ecco perché ti dicono: credi in te stessa, è l'unico monito, ok? Perché quello che la nostra mente vuole, ok, noi decretiamo una cosa, quello che la nostra mente aspira ad ottenere è sempre limitato rispetto al grande quadro che la nostra anima vuole per noi, ok? Questo magari è un messaggio per alcuni di voi che credevano che stesse andando tutto storto, che no, guardate che carte, le carte ci servono proprio a rassicurarci, a mandarci verso il nostro massimo bene supremo. Quindi tutto ciò che credevi, questa è la carta del cielo, no? Ma il cielo non mi dà la cosa giusta. No, ragazze, mi raccomando, le frequenze. Anche nei momenti di disagio, io credo in me stessa, io ho fede nella legge, io sono autentica, io sono meravigliosa, io ottengo sempre tutto ciò che io voglio o di meglio. Vediamo un po' cos'altro ci raccontano le carte. Cos'altro ci raccontate per fare ampi ventagli e scenari possibili? Vediamo. Cos'altro ci raccontate su questo meraviglioso monito? Eccola, infatti, guarda, trionfo su nemici, quindi il pieno trionfo su tutto ciò che tu hai percepito come perdita o come impedimento, va bene? E quindi ancora andiamo un po' nello specifico. Sì, ragazza, acquisti, realizzazione, benessere, c'è un 9 di denari che ci parla anche del pieno pagamento economico, dell'autonomia emotiva, dell'autonomia finanziaria, dell'integrazione di quell'autostima che ci permette di non essere più dipendenti emotivamente da qualcuno, da qualcosa. Una vincita totale in questo, ok? Diamoci ancora delle carte. Cosa ci raccontano i tarocchi su questo? Morte, trasformazione totale, ragazze mie. Se avevamo delle dipendenze emotivo-economiche, trasformazione totale su questo, ok? Quindi c'è una piena trasformazione di quello che ti ha potuto dare un impedimento a favore di questa tua autostima ritrovata, questa piena realizzazione, c'è la morte del vecchio.
Ok, vediamo un poco di questo cosa parla. Vediamo che ci dicono queste. Voi vedete ragazze così? Sì. Vediamo. Ma vediamo. Sì. Allora, vediamo un poco di cosa parlano. Questa porta delle stelle, voglio capire. Questa porta delle stelle. Al contrario, l'ho presa. Scusatemi un attimo. Ok. Questa porta delle stelle, quindi mettiamo questo di qua, questa trasformazione. Quindi questa porta delle stelle di cosa ci sta parlando? Ragazze, qua c'è lealtà, fante di cuori. Prima di tutto qua c'è, se parliamo d'amore, una persona che arriva davanti a te o è già arrivata con profonda lealtà di intenti e di cuore. Questa è anche la tua stessa autostima che ti apre all'amore di te, alla fiducia in te. Io credo in me stessa e raccolgo ciò che veramente mi appartiene per diritto divino. Questo è un fante di cuori che ci parla proprio di una persona o di un invito o di un nuovo amore, okay? Oppure delle scuse connesse rispetto a un passato dove hai visto tribolazioni. È chiaro? Quindi andiamo ancora rispetto a un biasimo che c'è potuto essere o rispetto a qualcosa in cui tu sei stato o sei stata contrariata, va bene? Quindi andiamo ancora più a vedere questa lealtà di cosa parla in questa persona. Ragazze, un due di coppe. Non mi fanno nemmeno finire di parlare. E che cosa fa? Due di coppe. Ok, ragazze, qua c'è un amore importantissimo. È l'amore dei tuoi sogni, sia che tu stia manifestando un amore che non conosci, sia che tu stia manifestando una persona specifica o sei in dubbio con due persone. Se sei in dubbio con due persone, ragazze mie, tu non devi mettere il nome di nessuno e devi dirti: Spirito infinito, lascio a te ogni mia preoccupazione riguardo questa situazione. Io ottengo l'amore che mi appartiene per diritto divino. È chiaro? Ok. Qua tu, ragazze mie, stai ottenendo qualcosa di meraviglioso inerente a qualcosa che hai chiesto. Se non hai chiesto nulla e stai guardando il video, il messaggio per te è che ti sta arrivando in amore una persona che ti darà piena felicità, grazie al lavoro su te stessa che stai facendo. La preparazione è giunta a buon fine. Io qua non giustizia, giustizia, anche delle cause legali vinte o un divorzio a favore di questo amore. Va bene? O tu o di un'altra persona, o comunque sia al di là di questo, perché questa è una sfaccettatura specifica, la giustizia divina, ok? Pesa, ha pesato le tue azioni fino a questo momento, hai il cuore leggero, sei entrata in empatia, tu stai emanando amore verso il mondo e vieni ricompensata con la lealtà di una persona, ok? Quindi il messaggio per te è molto chiaro e meraviglioso e riguarda ciò che tu stai creando a livello animico con il lavoro consapevole che stai facendo su di te. Il lavoro consapevole ti porta a manifestare alti ideali e anche persone equivalenti al tuo livello di coscienza raggiunto. Va bene? Andiamoci a vedere qua, visto che mi parlano d'amore qui, ma come anche di lavoro ti ho detto, preparazione giunta a buon fine, va bene? Qua è anche possibile una partnership lavorativa che ti porta a creare qualcosa di importante. Vediamo ancora sull'amore per le mie ragazze, su questa lealtà, su questa felicità. Ci orientiamo in base a cosa dicono le carte, ok? Ragazze, da un amore non corrisposto, questo vale per alcune di voi, oppure vi siete sentite non corrisposte perché non avevate ancora lavorato bene dentro voi stesse per sentire l'amore che vi inonda quotidianamente già per il fatto della vita. Chiaro, da un amore non corrisposto, qua o c'è la nuova persona perché è un fante, oppure delle scuse inerenti a qualcosa con una persona specifica, una persona del passato, però qua vi parlano molto di nuovo amore voluto dalle stelle. Da un amore non corrisposto, preparazione giunta a buon fine. Molte di voi hanno fatto un lavoro straordinario immane su loro stesse per uscire fuori da un dramma emotivo alla morte, alla chiusura, alla trasformazione. Qua abbiamo una persona meravigliosa che arriva a darti l'amore, credi in te stessa. È nella legge, è chiaro? Che okay, mettiamocelo qua, no qua. Ok, adesso andiamo a vedere, quindi io voglio vedere, quindi questo pescatore, preparazione giunta a buon fine in amore. In questo due di coppe, due di cuori. Ragazze, qua c'è amore nostalgico, ok? Laddove tu hai percepito nostalgia. E quindi quella nostalgia a volte che ci porta indietro, va bene? Quella nostalgia, qua c'è una farfalla.
È possibile che sia una persona del passato, amore nostalgico, anche come fosse un 6 di coppe. Oppure con mariposa, con la farfalla, in spagnolo, con la farfalla qui, tu grazie a una trasmutazione di un dolore di una persona del passato, tu quando credevi che tutto fosse finito, è come il bruco, quando crede di morire il bruco. E poi diventa farfalla, cioè la morte del bruco è la farfalla, cioè una rinascita spirituale che ti porta a questo amore meraviglioso. Eccolo qua. Ti ha portato a lavorare dentro questo amore qui. Sia che sia questa persona una persona nuova, fatto sta che tu stai proprio creando l'amore dei tuoi sogni, l'amore dei tuoi sogni. Ok. Sì, ragazze, qua c'è amore ritrovato, quindi per molte di voi da una persona si è trasmutato il rapporto e le stelle vi hanno guidato di nuovo ad aprire il cuore rispetto a una persona specifica se è il tuo caso. Se non è il tuo caso del passato, tutte le insidie vengono superate da una persona specifica, si chiude col passato per aprirsi al nuovo. Quindi è meravigliosa questa stesa. Voglio andare ancora a vedere tu stai riprendendo? Sì. Voglio metterci queste carte qua. Quindi ancora, qual è il messaggio che ti vogliono dare gli angeli, le carte, i maestri? Fatemi capire su queste preparazioni giunte a buon fine, per favore. Cos'è che giunge a buon fine? Ancora. Cos'è ancora che giunge a buon fine per le mie ragazze e i miei ragazzi? Ragazze, asso di spade, o avrete una chiamata? Oh, non c'è più alcun dubbio perché i vostri pensieri sono perfettamente allineati ai vostri desideri, al vostro scopo divino. Una chiamata che vi fa, oppure oltre alla chiamata può essere proprio un'acquisizione mentale, una mente ferma nell'immaginare effettivamente ciò che ti appartiene per diritto divino a fartelo arrivare. Quindi qua c'è un asso di spade, che può essere anche la chiamata di questa persona, una persona che trancia ogni dubbio. Ancora, cos'è che giunge a buon fine? Allora, qua c'è un 4 di spade, asso di spade, 4 di spade. Qua c'è una chiamata che porta, allora, questa è anche evocativa come carta, c'è una chiamata oppure un'idea che si manifesta rispetto a ciò che tu hai visualizzato e per cui sei stata ferma o fermo, ok? Una chiamata che porta anche a farti uscire dalla stagnazione di un fermo, mi spiego? Ok, ancora, mi parlate chiaro ancora di questa chiamata? Sì, ragazze, qua c'è un 5 di spade, va in sequenza. Come ti ho detto prima, per molti di voi che hanno avuto un amore nostalgico, l'elaborazione interna, qua c'è una chiamata che fa uscire fuori da ogni dubbio dell'autosabotaggio. Tu non ti autosaboti più con queste spade, con la prima carta dell'asso di spade, eh? Non ti autosaboti più. Un'altra carta? Sì, ragazze, c'è di nuovo la morte, questa stesa di una trasformazione epocale. Qua c'è la morte, una trasformazione piena rispetto a una chiamata che arriva, perché la chiamata che arriva fuori è l'espressione dell'elaborazione tua interna. Per alcuni di voi una chiamata o un'idea o qualcosa che arriva che vi fa dirottare completamente strada verso il vostro massimo bene supremo, eh? Anche qualcosa proprio di nuovo che andate a fare e che avete chiesto per diritto divino. Ok? Fatemi capire di cosa parla con le sibille questa lealtà e questa felicità sull'amore. Ragazze, stanza! Wow! Se nella stanza del cuore qualcosa t'arrovella, risposta certa avrai da prossima novella. Ragazze, qua avrete una risposta in amore prestissimo da una persona che vi interessa e questa persona è leale, ne vale la pena, oppure da una persona nuova. A seconda dei vostri casi, ragazze, va bene? Dovete adattarla. Fatto sta che voi state co-creando, quindi molti di voi stanno immaginando già la persona specifica, ok? Avrete notizie a breve, eccola qua, e lo vedevamo anche qua, di una persona completamente trasformata, ok? Wow, quindi il messaggio per te è un messaggio meraviglioso, laddove hai visto delle difficoltà, incidenti emotivi e tutte queste cose. Raccoglierai i frutti del tuo duro lavoro, d'accordo? Ok. Ci mettiamo adesso a questo punto, voglio andare a vedere questa persona nei tuoi confronti, in amore, perché poi ci orientiamo in base alle carte. Mi parlate di questa persona nei tuoi confronti, sia che tu la conosca, sia che tu non la conosca. Vuole rimettere l'equilibrio insieme a te, il giusto dare e il giusto avere, perché tu hai dato tanto sia a questa persona,
Oppure, se non c'è nessuna persona, l'universo ti sta ringraziando per il dono d'amore che hai fatto agli altri. E quindi c'è un 6 di denari, la voglia di rimettere un equilibrio, anche una persona generosa nei tuoi confronti. Ancora questa persona, quindi, su questa lealtà, ok? Vediamo ancora questa ragazza, questa è l'imperatrice, ti vede come donna dei sogni, wow, oddio, vede il potenziale sviluppo e crescita insieme della relazione, quindi ti vede come proprio donna meravigliosa che gli hai aperto, o uomo meraviglioso che gli hai aperto la strada della fertilità all'interno di se stessa, questa persona vuole vedere crescere la relazione perché ti vede proprio come donna o uomo dei sogni. E qua abbiamo la stanza, riceverai presto notizie. Ancora questa persona, o quando ti incontrerà, perché tu sei entrata nel tuo potere, se stai manifestando un amore, sarà una persona veramente leale nei tuoi confronti e raccoglierai finalmente i frutti del tuo tanto lavoro. Ancora questa persona nei tuoi confronti, per favore. Ragazzi, un papa, papa imperatrice, c'è una coppiata fantastica, è una persona seria, è una persona stabile, è una persona a cui hai cambiato o cambierai le sue credenze, è una persona che vuole costruire insieme a te o matrimonio, figli o qualche cosa, ragazzi miei, è fortissima questa stesa, Poi tra l'altro papa e imperatrice è una coppiata formidabile, perché anche come figure il papa ci dice che è una persona più radicata, non nelle credenze, l'imperatrice invece è piena espansività e creatività e bellezza, quindi una coppiata perfetta. Un'altra carta, questa persona nei tuoi confronti, 8 di bastoni, non chiedo altro ragazze mie, ti comunicherà presto tutto questo, ti comunicherà presto tutto questo. Se è una persona impegnata, qua c'è anche un divorzio, ok? È una stesa meravigliosa ragazze mie, quindi il messaggio che ti vogliono comunicare le carte è: qualsiasi dubbio avevi o preoccupazione sull'amore, ma come anche sul lavoro, no? Allora, laddove tu riprendi o acquisisci con questo 9 di denari un'autonomia psicofisica rispetto a ciò che stai immaginando, devi credere in te stessa o in te stesso, ok? Sull'amore è meraviglioso, come anche sull'amore e sul lavoro, scusatemi. Ti metto una carta dell'oracolo di Orgonica, l'oracolo egizio, proprio per andare incontro a questa tua co-creazione. Quindi le mie ragazze e i miei ragazzi, cosa devono sapere e cosa devono fare? Bastette, ragazze, femminilità, usare l'intuito, va bene? Usate l'intuito. Bastette ti dice femminilità, ok? Semina la tua magia, la tua femminilità. Ti leggo un trafiletto di Bastette, meravigliosa. Femminilità, sensualità, intuizione, eleganza, armonia, grazia, elasticità, divino femminile da risvegliare, fertilità, nascita. Nascita, anche una persona che vuole costruire con te un qualcosa di nuovo, anche dei figli se è il vostro caso. Se non è il vostro caso, lasciatela scorrere all'universo, ok? Perché qua tutto quello che hai preparato raccoglie adesso, stai per raccogliere. Sì, allora la tua parte lunare femminile sta cercando di emergere. Coltiva le tue doti intuitive, riportando la grazia nella tua vita. Focalizza anche gli aspetti di forza, indipendenza e sicurezza in te, ok? E coltiva queste qualità. L'imperatrice è forte, determinata, col potere che può tutto. Io sono magnifica, io sono magnifico, d'accordo? Quindi una stessa meravigliosa che ti sta dicendo che sta andando bene in quello che stai creando. Credi in te stessa e raccogli i frutti, adesso già li senti dentro di te, del magnifico lavoro che stai facendo su di te. Meravigliosa, complimenti alle mie ragazze e ai miei ragazzi. Quindi un messaggio strepitoso, stupendo, e sono contenta di darvi queste notizie. Quindi ragazze mie, continuate così, state andando da Dio, credete in voi stesse e nella legge. D'accordo? Io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua! Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi della stella verde, la mettiamo qua, e andiamo a vedere qual è il messaggio che ti deve arrivare adesso rispetto a un qualcosa specifico, un obiettivo tuo, alla manifestazione di un amore, di un lavoro o qualcosa inerente proprio a quello che ti deve arrivare adesso, anche se non c'è una cosa specifica, ok? Aspettate che la telecamera mi sta piano piano scivolando, ok? Allora, andiamo a vedere per le mie ragazze, i miei ragazzi della stella, qual è il messaggio che deve arrivare alle mie ragazze? Anche se non state pensando a nulla, andiamo a vedere quello che ci vogliono dire le carte e interpretarle. Le mie ragazze, i miei ragazzi della stella verde, per favore.
Oh, ragazze mie, siete meravigliosamente allegre. Allora, prima di tutto il messaggio dell'allegria è un messaggio stupendo che ti dice che devi gioire di questo momento della tua vita perché stanno arrivando delle benedizioni inimmaginabili che tu nemmeno ti immagini. Eh già, di alzare le frequenze sul pensiero positivo, nel senso che proprio prima di tutto gioire laddove tu vedi delle difficoltà, sappi che quelle difficoltà stanno forgiando il tuo nuovo sé ed è un momento di benedizioni per te. Qualsiasi situazione tu stia vivendo adesso, devi gioire e devi rallegrarti di quello che sta accadendo, anche delle cose più anguste se è il vostro caso, perché l'anima, proprio attraverso gli interattivi, noi le carte dobbiamo capire qual è lo stato emotivo verso cui indirizzare la nostra sensazione per avere il massimo risultato, dei frutti, ok? Ti dicono di rallegrarti di qualcosa adesso, quindi prendi qualcosa che ti rallegra, gioisci perché le gioie stanno arrivando adesso a te e ci dà pure un monito su come comportarci, perché se non l'hai vista fino a questo momento, già adesso è, quindi io ti dico già, la frase da fare è questa: una gioia meravigliosa sta avvenendo a me ora. E questa gioia rimane per sempre, è chiaro? Io sono magnetizzata dall'universo, io possiedo e ottengo d'ora in poi e per sempre tutto ciò che è mio per diritto divino. Ragazze, questa carta ti dice di focalizzarti sulla spensieratezza, alleggeriamo il carico, leggerezza, allegria, ok? È già un messaggio che ti dice rispetto a un obiettivo specifico, che si tratti di amore, di lavoro, oppure volevi un messaggio, sii allegra, ti sta arrivando una gioia inesauribile adesso, per mantenerti fedele a quello che la tua anima ti sta chiedendo adesso, per manifestare il tuo obiettivo, di alzare la frequenza facendo delle cose che ti piacciono adesso già. Quello che ti fa piacere proprio come dei bambini. I bambini sono felici con pochissimo. Gioca, sii allegra perché ti sta arrivando una gioia inimmaginabile. È chiaro? Ok, così da allinearti consapevolmente a quello che la tua anima ti sta mandando per riceverlo. Bene, mi spiego? Quindi, un'altra delle affermazioni è: io sono capace di essere felice. Io merito gioia, allegria e felicità. Io sono capace di essere felice. È giusto per me ricevere sempre il meglio. Ok? Bellissimo questo messaggio. Bello. Allora, ci andiamo a mettere adesso. Io voglio capire quale porta si apre per te adesso. Cosa sta arrivando? Vediamo. Quindi qual è il messaggio che ti deve arrivare? Che porta si apre? Facciamoci orientare dalle carte. Vediamo, quale porta si apre con questa allegria alle mie ragazze e ai miei ragazzi? La chiave. Allora, la chiave. Ragazze e ragazzi, la chiave è l'allegria. L'allegria è la chiave. Ok? Per aprire questa porta. Questa carta ti dice credi nelle tue capacità. La chiave ti dice che tu hai in mano, con la fiducia in te stessa, la chiave per aprire una porta. Tu sai quale porta è, amore, lavoro o qualsiasi altra porta, va bene? Il monito ti dice che tu devi alzare le frequenze perché la frequenza alta è la chiave, va bene? Quindi con le affermazioni, il potere del verbo. In principio fu il verbo, io decreto una cosa e quella è già manifesta e attendo il tempo giusto nella 3D affinché si manifesti. Ok? Quindi la chiave ti dice che nel lavoro, per esempio, questa chiave, questa carta, ti dice che stai per trovare la soluzione proprio adesso, grazie alle tue capacità. Quindi io sono geniale, io sono creativa, io sono sempre sotto ispirazione divina, prendo sempre le decisioni giuste in fretta. Ok? Queste affermazioni ti permettono di sperimentare la risoluzione di un problema, se c'era un problema sul lavoro, per esempio, di avere tutta questa gioia che ti sta arrivando, ok? In amore, qua ci dice che devi credere in te stessa o in te stesso perché la persona che ti interessa, la persona specifica, ok? La persona che ti interessa, la tua allegria è la chiave per la manifestazione di questo amore. Magari la persona che ti interessa, tu sei colei o colui che ha portato e porterai gioia nella vita di questa persona, anche se non la conosci. Se non la conosci, questa persona stai manifestando l'amore, la tua allegria è la chiave. Ok? Quindi risoluzioni, cioè quello che ti sta arrivando adesso è proprio la risoluzione di un qualcosa che ti darà gioia. Ok?
Laddove tu sentivi una porta chiusa, tu hai la chiave in mano con la tua allegria, con la tua capacità. Io credo in me stessa, io credo in me stessa. È un po' come la carta delle stelle, questa chiave. Io credo in me stessa, io credo in me stessa. Ok? Io sono allegra, io sono gioiosa, io sono felice. D'accordo? Ok. Adesso ci andiamo a mettere. Che ci voglio mettere? Sì, ci voglio mettere questo. Per le mie ragazze e i miei ragazzi, il messaggio ancora che deve arrivare alle mie ragazze attraverso questo video qual è? Delle mie ragazze e i miei ragazzi della Stella Verde. Gioiosità proprio sento, da questa stesa. Sta arrivando qualcosa che rende proprio allegra, felice, una chiave, la risoluzione di un problema. Se c'era un problema, la risoluzione di quel problema. Sì, ho capito cos'è allora, l'angelo che cade, narcolessia spirituale, che vuol dire questa cosa? L'angelo che cade, allora, è la fiducia in se stesso e nel tuo divino. Narcolessia spirituale è come se laddove tu non hai sentito il contatto con il padre interiore, con il Dio interiore, ti sei sentita divisa dalla tua parte spirituale, quello che a cui tu devi anelare adesso è riconnetterti alle tue capacità. Io credo in me stessa, io e mio padre siamo uno, il regno dei cieli è dentro di me, io manifesto sempre tutto ciò che è mio per diritto divino, perché magari per alcuni di voi con questa carta che mi è uscita si può essere perso un po' il contatto col padre interiore, ma tu sappi che ti sta arrivando una gioia immensa proprio perché tu, affermando quello che stiamo dicendo adesso, tu recuperi la fiducia e la fede e quindi risali dall'abisso del mentale. Quindi l'angelo che cade chi è? L'angelo che cade è colui, vi consiglio di vedere perché io non l'ho visto, il mio video di Lucifero, ok? Lucifero è portatore di luce, proprio dal lux ferre in latino, che significa portare la luce nell'oscurità dell'incoscienza della dualità, cioè della terra. Quindi la luce della conoscenza si porta attraverso, o meglio scusatemi, si fa luce nella 3D e quindi laddove tutti pensiamo che siamo nell'oscurità, che non riusciamo a raggiungere un obiettivo, con la conoscenza. La vera conoscenza è ciò che rende liberi, come diceva Socrate. La conoscenza ci rende liberi, perché la lotta non è tra bene e male, ma tra conoscenza e ignoranza, ok? E la conoscenza qual è? Io sono la via, la verità e la vita, tu sei Dio, non c'è altro Dio, di apostrofo io all'infuori di te, e tu manifesti sempre tutto, inconsciamente o consciamente. Qui stiamo a lavorare sulla magia consapevole affinché il nostro potere venga indirizzato verso il nostro massimo successo piuttosto che verso il nostro insuccesso, ok? E qua la chiave del tuo successo sono le tue capacità. Io credo in me stessa, quindi il potere del verbo, affermazioni, assunzioni. Quindi il messaggio che ti deve arrivare è laddove tu hai sentito la disconnessione con Dio, perché non ti stanno arrivando delle cose magari, tu avrai adesso già con la fiducia in te, con il credo cieco, la fede cieca nella legge, un'allegria, qualcosa di inimmaginabile. Quindi alza queste frequenze e vai incontro al tuo destino glorioso. Perché qualcosa di magico e di meraviglioso sta arrivando e tu ti congratulerai con te stessa per aver avuto sempre fede in te e nella legge, nel divino, ok? Andiamo a vedere un po' di cosa parla questa situazione. Andiamo ai tarocchi, cosa ci raccontano. Per le mie ragazze e i miei ragazzi della Stella Verde, cosa ci raccontate riguardo a questo? Quindi qual è il messaggio ancora che deve arrivare? Cosa ci raccontano i tarocchi? Cosa ci raccontano i tarocchi? Qual è il messaggio che deve arrivare alle mie ragazze e ai ragazzi della Stella? Eccola. Ah, rispetto a un 4 di coppe al contrario, ripresa, novità, buone prospettive. Allora, laddove noi abbiamo potuto avere un'insoddisfazione emotiva, perché magari un'amarezza, un'insoddisfazione emotiva di qualsiasi natura, ragazze mie, però è emotiva l'insoddisfazione, come se non riuscissimo a guardare quello che la vita di bello ci metteva davanti, oppure non credevamo in noi stessa, abbiamo perso la connessione con il padre. Sappiate che ripresa, novità, buone prospettive, c'è una ripresa in questo che ti dà allegria, ok? Ancora, cosa ci raccontano i tarocchi rispetto a questa ripresa? Cosa ci raccontate? Altro, cosa ci raccontate? Eccole, sono uscite due.
Denaro, buoni affari, incremento. Un 7 di denari. Ci sarà degli affari, un incremento sull'insoddisfazione emotiva. Quindi ci saranno nuovi frutti che voi potete finalmente cogliere, anche laddove voi avete atteso tanto per vedere dei frutti e quindi c'era un'insoddisfazione emotiva per l'attesa. C'è un incremento, c'è una felicità riguardo a questo. Regina di coppe, ok, ragazze, qua voi riprendete, siete i vostri ideali, ricredete nuovo in voi stesse e qua rispetto all'insoddisfazione emotiva per qualcosa che non è arrivata, voi riuscirete a cogliere delle coppe nuove. Qua siete, vi vedo proprio stabili in quello che sentite, nella vostra emotività, e qua si parla non solo del lavoro, come con il fatto che voi finalmente riuscite a recuperare la fiducia in voi stesse e manifestare i vostri ideali, dando una non solo mettendo nuovi frutti nel vostro lavoro e quindi dandovi questa gioia immensa che sta arrivando proprio a te con le tue capacità, ma anche di essere seguite in quanto donne empatiche o uomini empatici per il vostro divino femminile, intuizioni, magia, e quindi un nuovo investimento che viene proprio dall'alto nel lavoro. Ok? Anche degli affari, un incremento in qualcosa che è relativo alle tue capacità, quindi segui i tuoi ideali nel lavoro. La regina di coppe qua ci racconta anche che la chiave in un amore, la chiave nell'amore, o che stai aspettando una persona, o che c'è una persona, o qualsiasi cosa, la chiave nell'amore è essere empatica e capire che tu hai necessità di credere in te stessa e riportare l'allegria, quell'allegria che tu emani, ok? E che questo è questa allegria ti riporta al contatto con Dio, quindi nella relazione, laddove tu ti sei sentita insoddisfatta, devi sentire la bellezza dell'amore che sta arrivando a te o che già è dentro di te, perché la regina di coppe può anche essere una donna o un uomo che sta arrivando a te adesso. Grazie a cosa? Grazie al fatto che io manifesto una relazione con un uomo o una donna meravigliosa, tu ricredi in te stessa e questo ti porta gioia e allegria. Ancora, cosa ci dice questa regina di coppe, per favore? Laddove magari tu hai atteso tanto per manifestare qualcosa, l'amore, qua c'è la regina di coppe, ok? Ancora, cosa ci raccontano le carte, i tarocchi, riguardo a questa regina di coppe? Ragazze, state per ricevere delle comunicazioni, progetti, lotto di bastoni, state per ricevere delle comunicazioni che parlano d'amore, ok? Che vi riportano l'allegria. Magari avete aspettato tanto, quindi andiamo a vedere adesso di cosa parlano queste comunicazioni. E qua nel lavoro invece, ragazze mie, l'energia ritorna in movimento perché tu porti avanti i tuoi ideali, credi in te stessa e ritrovi il contatto con Dio. Questo ti dà tantissima allegria. Di cosa mi parla questa regina di coppe, questo amore, queste comunicazioni che stanno per ricevere le mie ragazze e i miei ragazzi, per favore? Di cosa mi parlano queste comunicazioni che stanno per ricevere le mie ragazze e i miei ragazzi, che gli danno così tanta gioia e allegria? Parlano di turbamento, quindi comunicazioni che o possono avervi turbato, o delle comunicazioni che non sono arrivate, oppure voi che fate delle comunicazioni perché c'era del turbamento, di una persona che è turbata per magari approcciarsi a voi, ok? Magari è la prima volta che deve dirvi delle cose, ok? Andiamo a vedere ancora queste comunicazioni, ancora di cosa parlano. Turbamento, e poi il turbamento verrà superato con audacia, ok? Verrà superato con audacia. Da che c'era un turbamento, perché c'è una persona magari che vi vede o vi vedrà, se sta arrivando riguardo all'amore, come donna proprio da amare, gli creerete a questa persona un grosso turbamento, che è un turbamento funzionale a sentire l'amore anche dentro se stessa a questa persona. C'è una comunicazione che verrà fatta con audacia. Ancora, cosa parla, ragazze? Le stelle, una comunicazione anche su internet può essere fatta, questa comunicazione, oppure laddove, ragazze mie, voi aspettavate un amore, oppure c'è già, oppure volevate un amore più sostanzioso da un punto di vista empatico, voi non solo avrete l'amore romantico, ma anche un amore di comunione di intenti. Perché qua c'è una persona che vi percepisce proprio come donna da amare, questo gli apre le chiavi dentro di lui dell'amore, o di lei, questo amore, e lo fa riconnettere con il suo Dio interiore. Qua c'è una relazione voluta dalle stelle. Laddove tu non hai questa persona ti
contatterà con audacia, ok? Nonostante può essere turbato da quello che tu provochi a questa persona. È una connessione voluta dalle stelle, è una connessione che parla di ideali morali, di valori morali e anche di sensualità, sessualità, passione, una relazione romantica meravigliosa, tutto frutto delle tue capacità, ok? Qua nel lavoro, ragazze mie, dovete avere il coraggio di manifestare i vostri ideali perché state creando il vostro posto nel mondo, eh? Ancora, di cosa ci parla ancora queste comunicazioni che arrivano alle mie ragazze? Di una trasformazione, qua c'è la morte, trasformazione rispetto a tutto ciò che ha potuto turbare una relazione. Fatemi capire adesso ancora, una volta fatta questa trasformazione, queste comunicazioni, quindi ancora di cosa parlano? Con determinazione viene fatta questa comunicazione, se è passato del tempo, una comunicazione o se state già insieme a questa persona, comunque sia riguardo all'amore, una comunicazione che con determinazione porta avanti un cambiamento, va bene? Se state aspettando l'amore o state manifestando l'amore, vi troverete tanto allegre perché qua c'è una persona che è predisposta ad amarti, ok? Andiamoci a mettere delle carte su questo amore, quindi, su questa relazione voluta dal destino, dalle stelle. Su questa relazione voluta dalle stelle, con determinazione, va proprio a cambiare una persona nuova, ma qua mi sa, per alcuni di voi che stanno manifestando, una persona che con determinazione cambia il passato perché si sente destinato a questa relazione laddove c'è stata un'insoddisfazione emotiva. Cosa fa con determinazione questa persona? Datemi una carta su questo, su questa persona, quindi, sia che tu la conosca, sia che tu non la conosca. Cosa fa con determinazione nei tuoi confronti? Ragazze, questo ti vede come la regina di Saba. La regina di Saba è la maga. Ecco perché ti dicevo che tu sei colei o colui che lo mette in contatto con la sua divinità. E grazie a questa relazione tu riscopri anche la maestria dentro di te, del potere che hai sugli altri. Ok? La regina di Saba, con determinazione questa persona va incontro alla regina di Saba, che è colei che ha il potere, lo stai manifestando tu, ok? Anche se sei uomo, sei anche la regina di coppe, ciò vuol dire colei che è empatica e che laddove c'è stata un'insoddisfazione emotiva per qualcosa che ha atteso, le comunicazioni arrivano e ti portano allegria. Qua dà tanta allegria perché tu credi in te stessa e anche questa relazione ti farà capire quanto sei maestra, ok? O maestro. Ok, adesso sì ragazze, qua c'è amore palpitante, questo ti vuole fare una dichiarazione, sia che tu lo conosci sia che tu non lo conosci, quindi in amore sta arrivando questa persona con un amore palpitante nei tuoi confronti e io voglio subito andarci a mettere, voglio capire chi è questo, allora ho questa signorina, mi date su questo amore palpitante per favore nei confronti delle mie ragazze e i miei ragazzi, questa persona che arriva, vediamo. È una persona che ha avuto delle difficoltà a scegliere turbamento, o che tu gli fai turbamento, o che tu gli hai fatto turbamento perché c'è un amore palpitante qua dietro, o che tu gli farai turbamento appena ti incontra, ok? Ancora, questa persona nei tuoi confronti, con questa determinazione, oppure una persona che arriva, ragazze mie, e ti fa mettere dei dubbi nel senso dici ma è vera tutta questa felicità perché ti ho visto un po' emotivamente sconfortata qua, quindi ti fa domandare questo, vediamo ancora un attimo, quindi questo messaggio che sta arrivando è un messaggio importante per te nell'amore, nel lavoro che ti porta tanta allegria, felicità e ti fa credere nuovamente in te stessa laddove non hai creduto, quindi credo in me stessa. Cosa fa questa persona con tanta determinazione nei tuoi confronti? Cosa fa questa persona con tanta determinazione nei tuoi confronti? Si impegna, c'è un 8 di denari, è anche una persona che si impegna a livello lavorativo, quindi laddove questa persona si impegna a livello lavorativo, vuole con l'8 di denari impegnarsi anche nella relazione. Allora ragazze, qua mi sta arrivando un messaggio specifico per alcune. Qua ci sono delle persone che ti seguono in qualità di maestra o di maestro, ok? Perché tu gli riporti il contatto con la loro divinità interiore. Tu spingi le persone, quindi il messaggio meraviglioso è che tu stai seminando bene nel collettivo, ok? Per coloro i quali stanno lavorando su loro stessi in funzione di questo. Riceverai comunicazioni dell'avvenuta tua maestria incarnata, perché ci sono delle persone che
grazie al tuo esempio, investono nei loro potenziali. Ok, ancora, questa persona nei tuoi confronti, oltre a voler investire, carro, sì, ragazzi, questo sta arrivando. O comunque pieno avanzamento laddove questa persona si vuole impegnare, vuole avanzare nei tuoi confronti. Ancora questa persona con determinazione nei tuoi confronti, le mie regine di Saba o i miei re. Sì, ragazze, questo è un re di bastoni con tanta determinazione. Magari è una persona più semplice di te, cioè nel senso è come se io ti vedo maestra e lui allievo, o viceversa, ok? È una persona che vuole avanzare verso di te, ti ha osservato tanto, o ha osservato i tuoi movimenti, o ok, vuole agire in conformità con determinazione rispetto a quello che sente, perché tu gli apri il sogno, tu gli fai espandere i potenziali a questa persona. Ancora, questa persona nei tuoi confronti vuole fare delle strategie insieme a te, c'è un 2-2 di bastoni, uscire anche dalla zona comfort laddove non ha mai sperimentato l'amore, ok? Amore palpitante, ricordiamo, o una persona che conosci già o una persona nuova, va bene? A seconda dei vostri casi. Voglio metterci adesso dei chiarimenti su questa persona, quindi nei tuoi confronti, con siccome c'è questa regina di coppe ancora, questa persona nei tuoi confronti, ragazze, guarda, imperatrice, che te lo dico a fare. Allora, questa persona vede tutto il potenziale della relazione, vuole veder crescere la relazione senza mezzi termini, ok? Devi credere in te stessa. Questa regina di coppe, questa persona non solo vede in te la donna che ama, o vedrà la donna che ama o l'uomo che ama, vede anche la donna con cui espandere la propria famiglia, piena fertilità, piena abbondanza, ok? Cioè, ci vede qua l'imperatrice. E quindi qua ancora, questa persona nei tuoi confronti. Ah, qua c'è un cambio del karma, ragazze mie. Ossessioni, preoccupazioni, 9 di spade e ruota. Qua cambia con la ruota, laddove tu eri preoccupata, questa persona era preoccupata, oppure il cambio di un karma che ti ha dato preoccupazioni in amore. È chiaro? Un cambio di tutto ciò che ti ha dato preoccupazioni in amore. Ragazzi, c'è di nuovo l'8 di bastoni. Comunicazioni che ti fanno sentire l'avvenuta integrazione della tua maestria dentro e fuori di te, sia che si tratti di lavoro che si tratti d'amore. In amore tu c'hai una persona che agisce e vuole costruire insieme a te, o che tu già la stai manifestando, o che non c'è, o che aspetti ritorno, ok? Oppure sta arrivando questa persona, la vediamo qua, credere nelle tue capacità e ti farà capire di quanto tu sia maestra. Nel lavoro, ragazzi miei, qua tu stai per manifestare il tuo posto nel mondo, in un progetto, in qualcosa che è inerente proprio alla tua allegria, a quello che ti fa felice. E c'è un cambio di tutto ciò che riguarda le tue preoccupazioni inerenti al lavoro. Credi in te stessa e porta energie altre, ok? Wow, ragazze mie, mettiamoci un attimo una... Tu stai prendendo? Riprendendo? Sì, mettiamoci un attimo... ma non state vedendo, ragazzi, sì, me lo dovete dire se non vedete. Io vi sento anche in differita. Allora, mettiamoci un attimo, io voglio mettere una sibilla su questa chiave. Mannaggia, non si vede. Ok, voglio mettere una sibilla sulla chiave, per favore. Qual è la chiave che trovano? La risoluzione rispetto a cosa? Cosa porta questa chiave? Le mie ragazze, i miei ragazzi della stella verde. Ragazze mie, non chiedo altro. La carta migliore del mazzo, la fortuna. Cieca fortuna torna dopo ogni tonfo, recante in dote successo, amor, trionfo. Ragazze mie, ma che vi devo dire? Io vi faccio un applauso. Poi guardate qua, c'è una ruota, qua la ruota, tutto ciò che vi ha creato preoccupazioni, 9 di spade, inerente a qualcosa che la fortuna non girava dalla tua parte, sia in amore che in lavoro, c'è una fortuna piena. Amore, volete quella persona, quella è, ok? È una persona che ti vede proprio dal turbamento, è uscito qua come donna da mare, mi spiego? E quindi è una persona che hai stregato completamente e che è pronto a costruire insieme a te con determinazione. Sei anche la maestra o il maestro di questa persona, ok? Nel lavoro, ragazze mie, sia che tu la conosci, sia che tu non la conosca questa persona, mi spiego, è arrivata la chiave che ti fa capire che stai manifestando adesso già questa cosa tu. Nel lavoro, ragazze mie, uguale, manifestate tutto il vostro potere e potenziale. Mi raccomando, i vostri progetti, non fatevi influenzare da niente, nessuno, dall'insoddisfazione emotiva. Non a caso me la mettono come prima carta qui e ti dicono alza ste frequenze perché hai già l'abbondanza, va bene? Ti metto adesso una carta dell'oracolo di Orgonica per come tu devi attingere a questo.
Vediamo, oppure cosa sta arrivando. Qua vediamo cosa ci dicono. Oracolo di Orgonica per le mie ragazze e i miei ragazzi. L'oracolo egizio. Eccola. Mamma mia, ragazzi, il carro. 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 Di che stiamo parlando? Credi nelle tue capacità. Questa è proprio la carta del trionfo. Amore o lavoro, ragazze mie, laddove batte la vostra attenzione, questo sta arrivando. Ok? Non c'è più niente da chiedere, sono carte meravigliose. Complimenti, complimenti alle mie ragazze, io sono felicissima quando vi vedo così spumeggianti, è meraviglioso, è veramente meraviglioso. Quindi ragazze mie, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua! Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi che hanno scelto il cuore giallo, lo mettiamo qua e vediamo quale messaggio ci vogliono comunicare. In base a un obiettivo specifico che avete, in base a un sogno, un intento di un amore, di una persona specifica, di una realizzazione di un obiettivo lavorativo, vediamo, lasciamoci ispirare, vediamo cosa ci raccontano le carte, ok? Intanto partiamo dagli oracoli. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi del cuore giallo, per favore, qual è l'oracolo della Dea corrispondente alle mie ragazze e miei ragazzi? Anche se non state pensando a niente, c'è un messaggio per te, ok? Vediamo che cosa ci vogliono dire. Vediamo, per il nostro massimo successo e perfezionamento quotidiano. Eccola, vediamo, i segreti, ok ragazze, qua ci sono o dei segreti che vengono rivelati, oppure questa carta indice del fatto che ciò a cui tu stai anelando, che stai chiedendo, ti verrà svelato, va bene? Ti verrà svelato, confida nella tua saggezza interiore, ciò che non vedi adesso, ti verrà svelato, non ti è dato sapere adesso per determinate cose, questo può essere un'accezione. Qua dei segreti vengono alla luce, vengono rivelati al momento giusto, ok? Al momento giusto. Poi, oppure delle cose nascoste che vengono alla luce al momento giusto, quando si è pronti a riceverle, va bene? Questa carta come monito ti dice anche, questo come messaggio per te, di custodire all'interno di te il lavoro alchemico di maga, di mago che stai facendo. Custodiscilo all'interno perché è il diamante grezzo che diventa diamante, ok? Quindi non parlare all'esterno se non ti viene chiesto del lavoro spirituale, non parlare di spiritualità laddove non ti viene chiesto, perché è come se andassi a forzare qualcosa che non ce n'è bisogno. Ognuno arriva alla sua consapevolezza e chiede all'altro, a chi è più esperto, quando è il tempo, ok? Quindi custodisci il lavoro dentro di te. Ok, questo è un messaggio che vi deve arrivare importante, per alcuni di voi è proprio una valenza specifica. Andiamoci a mettere gli altri oracoli così andiamo a vedere un po' di più. Vediamo quale porta si apre, così andare a collegare questa carta a segreti. Allora, per le mie ragazze, i miei ragazzi del cuore giallo, qual è la porta che si apre adesso? Qual è il messaggio che devono sapere riguardo a questi segreti? Vediamo. Ah, ok, ecco perché. La porta d'inverno, ragazze mie, è tutto ciò che stai seminando. Il messaggio proprio che ti deve arrivare è questo, soprattutto per coloro i quali stanno lavorando su un progetto specifico, che sia la manifestazione di un amore, persona, lavoro, eccetera. La porta d'inverno ti dice che adesso tu stai seminando delle cose che daranno dei frutti a lungo termine. Ok, la porta d'inverno è un momento di gestazione in cui non ti è dato di sapere tutto in questo momento perché è per il tuo bene supremo. Quindi questi segreti, ciò che stai coltivando all'interno, coltivalo, confida soltanto nella legge e nella fede, nella cieca fede spirituale, va bene? Perché qua ci sono delle cose che adesso è come se tu hai piantato dei semi, no? E li devi innaffiare con la tua fede, un progetto, qualcosa, tu sai cos'è. Di conseguenza, mentre li innaffi con la fede, prima o poi il semino sotto la terra spaccherà e germoglierà. Quindi non è che vai tu sotto il seme, la terra, a scavare la terra, vediamo se è nato, vediamo se è nato. No, no,
Ecco perché custodisci dentro di te questa magnifica gestazione, di qualsiasi cosa si tratti, perché i frutti li vedrai durante il periodo, questa anche come carta temporale durante l'inverno, ok? I frutti di ciò che stai facendo adesso e quello che ti verrà svelato sarà qualcosa di meraviglioso in inverno, va bene? Perché tutto è in gestazione, quindi questo messaggio specifico che ti dice di allinearti alla fede e di non intrometterti con l'universo, hai chiesto, hai decretato, basta, coltiva quella cosa, ok? Messaggio specifico per alcune. Andiamo a vedere adesso che cosa ci vuole dire lo sciamano rispetto a questo. Qua c'è un segreto, qualcosa di meraviglioso che deve essere custodito. O l'universo lo sta custodendo rispetto a te, quindi non ti svela delle cose, perché è fondamentale che tu faccia il processo per arrivare al compimento di quella cosa, proprio come acquisizione di doni spirituali grazie a questa gestazione. Oppure sei tu che non devi svelare quello che stai facendo, perché altrimenti disperdi energia fuori. Possono coesistere entrambe le cose comunque. Andiamo a vedere con l'oracolo del sogno dello sciamano cos'altro ci dice. Per le mie ragazze, i miei ragazzi del cuore giallo. Wow! La casa del cuore. Compassione. Ragazze, questa è una delle carte più belle di questo oracolo, che apre proprio al femminile. La casa del cuore ti dice che la compassione è un sentimento elevatissimo, è quello a cui tu devi tendere adesso. Entrare nel tuo sentire e nel sentire degli altri, per sviluppare quanta più empatia verso te stessa e verso gli altri possibile. Ok? Quello che stai covando all'interno, a livello proprio di questo, proprio un messaggio specifico comunque, ragazze, custodisce all'interno di te la magia del femminile. Proprio come quando una donna porta in gravidanza, porta la gravidanza, no? Cioè, quella vita che sta per nascere è foriera dei più grandi cambiamenti epocali per la tua esistenza. E quindi custodisci in gran segreto, rispetto e reverenza, quello che c'è dentro di te adesso, e sviluppa la compassione. Gentilezza, compassione verso te stessa e verso gli altri, un amore incondizionato verso te stessa. Accettati, perdona te stessa, perdona gli altri, benedici le circostanze, le situazioni, applicate, ragazzi miei, alle vostre circostanze, perché vedrete i frutti in inverno di questo vostro meraviglioso lavoro, di cui non vedete adesso le cose grosse, ma le vedrete nell'inverno, o comunque vedrete le grandi manifestazioni, vi verranno svelate sia come rapporto temporale in inverno, se guardiamo questo video, ok, in qualsiasi momento lo vediamo questo video, la porta d'inverno ti dice della gestazione al di là della cosa temporale, e la casa del cuore ti dice proprio questo momento di gestazione dentro di te, tenerti custodita all'interno questa meravigliosa versione di te stessa o di te stesso che sta per nascere, ti porta a sviluppare amore incondizionato verso te e a riceverlo di rimando. Mi spiego, amore verso di te, perché tu stai, amore delle altre persone verso di te, per totale, perché tu stai lavorando su di te, su quegli aspetti di te più nascosti. Wow! Vediamo un attimo, adesso a questo punto voglio capire subito cosa dicono i tarocchi. Qual è il messaggio ancora che deve arrivare alle mie ragazze? Cosa ci vogliono raccontare i tarocchi? Vediamo. Per le mie ragazze, i miei ragazzi del cuore giallo. Cioè qua, ragazze mie, allora, se stiamo manifestando l'amore, sta arrivando un amore stratosferico con la casa del cuore, o se ce l'avete già, quello che state maturando all'interno è il rapporto con questa persona, è un amore stratosferico. Ok, va bene. Nel lavoro, ragazzi, per esempio, sto facendo i vari scenari. Allora, che cosa vuol dire la carta della compassione nel lavoro?
che tu devi benedire e perdonare tutte le persone che hai intorno, benedire e battezzarle. È un tuo progetto specifico, qualcosa devi lavorarci su adesso, che stai vedendo proprio questo video, ma già lo sapevi, molti di voi che stanno lavorando su un progetto, no? Continua in quello, perché quello ti sta facendo manifestare nel lavoro un qualcosa che ti appagherà a livello emotivo, talmente tanto che non te ne fregherà più niente di nulla. Meraviglioso, vediamo? Allora, cosa ci racconta i tarocchi? Per i miei ragazzi e i miei ragazzi il cuore giallo. Eccola. Sì, qua c'è un 9 di spade, sospetto, intrigo, timidezza, tutto ciò che riguarda delle preoccupazioni per ciò che non sai, ok? Sono funzionali tutto questo a trasmutare qualcosa nel tuo cuore, al bando il mentale, se ci sono delle preoccupazioni su qualcosa, intrighi, qualcuno che ti sta mentendo, non ti ha detto la verità, ma che cos'è? Cos'è? Ok? La mente zitta. Addestrare l'ego, perché tutto ciò su cui sta lavorando adesso, che adesso non ti è dato di sapere, è funzionale a farti aprire il cuore. Compassione. Vediamo ancora cosa ci raccontano. Quindi qual è il messaggio? Eccolo, eccolo, due, due. Ragazze, guarda, è uscita prima questa e poi ho visto questa. Allora, riguardo qua un 9 di bastoni, ritardo, allontanamento, trattative. 9-9, quindi già ci dice che siamo alla fine di un ciclo, ok? Quindi qua c'è gloria, celebrità. Allora che c'è il consultante, sei tu. Tutto quello che non sei adesso, ragazze mie, ritardi, allontanamenti, sospetti, eccetera, ti sta portando la compassione. È una gloria, una celebrità, una vincita rispetto a quello che tu stai custodendo all'interno che ti sta accadendo adesso. Quindi fede soltanto nella legge spirituale, ma soprattutto... Nel confidare nel battesimo, io battezzo questa situazione come successo e benedico gli altri, e io sono empatica, io sono amore, io sono luce, io merito di ricevere amore, ok? Ancora, cosa ci dicono le carte, per favore? Per le mie ragazze e i miei ragazzi del cuore giallo. Rispetto a questo messaggio che deve arrivare allora adesso. No, sono troppe, 50, ne voglio solo una, o due massimo. Una per favore. Eccola. Guarda. Gli astri si chiama questa carta, quindi le stelle, il cielo, soluzione, ripresa, successo, pieno successo, avanzamento su tutto quello che questo è il messaggio proprio che ti doveva arrivare, su delle preoccupazioni, dei ritardi, degli allontanamenti, ok, pieno successo, soluzione, quello che stai custodendo all'interno è in gestazione per farti aprire il cuore, farti arrivare il maggiore, massimo successo, perseguibile, ok? Diamoci un'altra carta, per favore. Questo successo, ancora, di cosa parla questo successo? Eccola. Il mago. Magia, forza, potere, ragazze mie. In me, mago, agere. Già me lo sento tutto in coro. Pieno successo in ciò che stai immaginando. Quello che stai immaginando qualcosa, stai visualizzando coscientemente di realizzare un obiettivo specifico. Ok, pieno successo in quello che stai immaginando. È tutto in gestazione. Questo è un messaggio che ti doveva arrivare in caso in cui tu avevi delle preoccupazioni, si stavano abbassando le frequenze. Basta! In me mago agere. Allora, andiamoci a vedere adesso che ci voglio mettere queste. Cos'è che... vediamo come possiamo fare adesso, perché sono curiosa di vedere. Questa gloria a cosa è dovuta? Questa gloria che gloria e successo delle mie ragazze, a cosa è dovuta? Quindi qual è il messaggio ancora che devono sapere? A cosa è dovuta? Alla bellezza, ragazze mie e ragazzi, alla bellezza. Siete piene di fascino, di eleganza, siete delle... Questa è anche la carta che ti dice della donna in società,
che viene riconosciuta, apprezzata, ammirata da tutti, ok? Se le vostre manifestazioni, assunzioni hanno come frase questo e quello a cui state andando incontro per manifestare tutto ciò che avete, quindi gloria e celebrità anche nel vostro progetto lavorativo, piena bellezza e anche pieno riconoscimenti pubblici di questo. Ancora, di cosa ci parla ancora questa soluzione, ripresa, successo? Inserviente, quindi tutti i tuoi obiettivi vengono realizzati perché sei consapevole grazie a questo lavoro di trasmutazione delle tue forze interiori, delle tue capacità, come l'inserviente è già consapevole delle sue capacità, quindi sul lavoro ragazzi miei non sapete eccetera, fate adesso, tutto sta nascendo, lo vedete, no? È tutto in gestazione, quindi bellezza, tutto ciò che ha a che fare con i vostri sogni, i vostri ideali, la vostra bellezza, il manifestare qualcosa di importante che state manifestando ha a che fare con la vostra apertura di cuore, ok? E ciò che non sapete vi verrà rivelato perché è in gestazione, ok? Fatemi capire che cosa stanno cosa si va a manifestare con questo mago, quindi pieno sviluppo del fatto che voi avete le capacità per manifestare tutto, ok? Laddove voi pensavate di non averle, perché la mente vi arrovellava, l'apertura di cuore vi porta ad avere gli strumenti per manifestare qualsiasi cosa volete, e questo periodo è funzionale affinché l'universo si allinei per portarvi alla luce il segreto che custodisce del vostro potere. Questo mago, questa manifestazione di che cos'è? Cos'è che manifestano i miei ragazze, quindi, i miei ragazzi? Che dà ripresa, successo, trionfo, pieni riconoscimenti. Questo è il 3D, qua c'è un attore teatrale che viene applaudito, no? E quindi se avete a che fare con delle attività lavorative, di artistiche o comunque sia qualsiasi cosa ha a che fare con un pieno trionfo della vostra manifestazione, questa stessa si apre a più scenari possibili, dal lavoro alle relazioni, come tutte le altre l'abbiamo già improntata così, ma soprattutto qua per le ragazze e ragazzi che guardano, la manifestazione di un trionfo in tutto ciò che voi ancora non sapete, ok? Quindi andiamo con le vostre capacità, la vostra bellezza anche di essere seguiti. Ancora, andiamo a vedere ancora di cosa parla questo trionfo. I miei ragazzi e i miei ragazzi, wow! Amore! Qua c'è anche una riconciliazione con una persona di cui magari ci sono segreti oppure ci sono delle incertezze su determinati sviluppi, quindi piena manifestazione del trionfo amoroso, ok? Piena manifestazione e anche ripresa di un rapporto, qua dice ripresa laddove aspettavate delle scuse, la ripresa di un rapporto laddove c'erano delle crisi, ok? È tutto in gestazione, questa non è soltanto la carta dell'inverno, può darsi che in inverno ci sia la massima espressione di questa, che poi questa è la casa del cuore, no? La massima espressione, magari andate a vivere insieme o mettete su famiglia, in inverno ci sono i dettami di questa cosa, le prime... cioè vi concentrate su questo, mi spiego, la casa del cuore, la casa è due cuori, una capanna, cioè mi spiego, quindi la massima manifestazione in inverno magari, oppure voi vedete già adesso, perché cosa dovete sapere? Ciò che non sapete, dietro ciò che non sapete si nasconde la manifestazione di un trionfo amoroso, eccole qui, ok? Oltre a quello che abbiamo appena detto, E quindi io voglio capire chi è questo qua. Ah, vedi, rispetto all'apprensione che avete. Voglio capire adesso questo qua. Fatemi capire... Anzi, ci mettiamo queste carte, va? Prima è queste qua. In amore, le mie ragazze, quindi i miei ragazzi, cosa devono sapere visto che c'è il trionfo in amore? Anche di una persona a cui tu hai rapito il cuore, ok, perché qua c'è bellezza inserviente, una persona che si fa avanti, se non la conosci, una persona per la tua proprio bellezza, per quello che emani, va bene? E se la conosci questa persona e c'erano delle problematiche relative, altre situazioni, altri intrighi, come dicevano qua, le problematiche relative al fatto che ti vede meravigliosa, ok? E quindi ha avuto magari paura di tanta bellezza, questo può essere uno degli scenari. Però c'è il trionfo qua. Andiamo a vedere un attimo per le mie ragazze e i miei ragazzi sull'amore, visto che è uscito l'amore. Proprio. Allora, sull'amore, per fare questa casa del cuore, questa compassione, questo amore, di cosa parla? Ragazze e ragazzi, Eros e Afrodite.
ci sarà una relazione appassionata, di quelle travolgenti, Eros e Afrodite. Voi siete Afrodite, se siete uomo la stessa cosa, e questa persona è l'Eros, cioè è attratta da voi in modo irresistibile, te lo dicevo anche qui con bellezza, eh? È una persona anche che ti vede una donna, un uomo che ha dei segreti, quindi hai un magnetismo tale dentro di te che devi portare avanti e custodire il tuo segreto finché poi non sboccerà. Eros e Afrodite, una carta meravigliosa, ti parla proprio di tanta passione che fa aprire il cuore, ok? Ok. Quindi a questo punto mi date una carta su questo trionfo ancora? Ragazzi, amore incipiente, è meraviglioso, qua sta arrivando proprio un amore meraviglioso, ragazzi, confidate nel lavoro che state facendo, ok? E tutto ciò che non sapevi ti verrà rivelato, qua c'è un amore incipiente, cioè non si vede l'ora di abbracciarsi, di andarsi incontro, c'è tanta passione, questo è un amore meraviglioso, ragazze mie, eh? Un amore meraviglioso, e voglio andare subito a vedere io adesso qua, questo signorone qua, questo ragazzone... Io voglio capire lui o lei nei tuoi confronti adesso con questo amore qua. Questa, tu stai riprendendo? Sì. Questo amore nei tuoi confronti, questo amore nei tuoi confronti, appunto. Allora, questa persona nei tuoi confronti, quindi con questo amore, amore incipiente, Eros Afrodite, siete proprio colei che ha risvegliato il suo cuore o risveglierà il suo cuore. Oppure già state vivendo questa cosa, magari ragazzi miei, per alcuni di voi che hanno incontrato un amore nuovo da poco e si chiedono cosa ne sarà, che succede, sono preoccupata, qualsiasi cosa, c'è un pieno trionfo in amore, quello che non ti viene detto adesso, o la certezza che hai, la porta d'inverno ti dice di viverti questa cosa come se fosse proprio il qui ed ora, mi spiego, per andare ad aprire questo cuore qua, perché è un amore che ti sta portando fuori la tua bellezza, ok? Allora, questa persona nei tuoi confronti, per favore... Questa persona nei tuoi confronti che arriva o che arriverà o che è già arrivato o che c'è già, tu lo sai. Ragazze, io non chiedo altro. Per questa persona sei il sole. O se non lo conosci sarai il sole, te l'avevo detto anche qua. È una stesa meravigliosa. Comunque tutte e tre sono bellissime, eh? Questo si vede proprio che stiamo eliminando tanto karma. E quindi che ci fa veramente andare incontro al flusso della vita senza opporre più resistenza. Per questa persona sei il sole, massimo appagamento, gioia, felicità. Guarda, ne butto due altre proprio perché è il sole, che vuoi chiedere col sole qua. Allora, datemi un'altra carta a questa persona nei tuoi confronti. Sei il sole, non c'è altro da dire, ne buttiamo un'altra giusto così. Sì, di nuovo qua c'è il mago, e vuole manifestare con te la sua vita. Ti sta manifestando e tu stai manifestando. Questa persona crede nelle sue capacità grazie a te. Se la conosci già, oppure crederà nelle sue capacità grazie a te, o tu la stai manifestando, o questa persona ti sta manifestando, o sta manifestando un upgrade della vostra relazione se state già insieme. Asso i denari, un nuovo inizio insieme. Vabbè, facciamo tre, non c'è due senza tre. Andiamo qua, un'altra carta su questo amore. E il due di denari ci parla anche del turbamento, che magari non sa come approcciare a te. Siete molto i maestri spirituali anche qui di questa persona. Un certo turbamento con questo due di denari che ci parla magari del turbamento che c'è stato prima, ok? E adesso non ci sono più dubbi perché si palesa a te come con le qualità che ha, accettando se stessa questa persona. Mi spiego? Mi può confermare che è una persona fante di spade che ti tiene d'occhio, ti ha tenuto d'occhio per un po' di tempo, eh? Datemi qua, io adesso voglio vedere qua. Di questo amore, mi dite di questa persona per favore nei tuoi confronti, con questo sole l'abbiamo già visto, però ancora, questo amore incipiente, questo amore che sta arrivando da te o che è già arrivato o che comunque quello che è uscito. Questa persona nei tuoi confronti con questo sole... Dieci di spade, nove di spade. Quindi ragazzi, laddove c'erano delle difficoltà, questa persona ne esce completamente. E c'erano, è ossessionato magari da un suo passato karmico che ormai non c'è più, ok? Non c'è più. E ancora questa persona nei tuoi confronti, in questo sole.
Allora, se tu la conosci già, ha potuto avere della malinconia, dei sensi di colpa per quello che è successo in passato, quindi questi segreti, ok? Fatto sta con questo 5 di coppe che ci parla proprio della situazione angusta che è potuta accadere, questi ritardi, eccetera, dei segreti, eccetera, questa persona si sente anche in colpa. E quindi qua c'è anche il ricongiungimento con questa persona e il trionfo su tutto ciò che ha decretato una situazione di conflitto. Mi spiego? Anche un abbandono che ha potuto dare questa persona, o ti vedo in questo stato di nostalgia. No, tieni alte queste frequenze, va bene? Ancora andiamo a vedere questa persona nei tuoi confronti. Non ci credo, ragazzi. Di nuovo il sole. Questo è innamorato perso, o sarà innamorato perso. Sei di coppia, o persona del passato, ragazze mie, o anima gemella, o fiamma gemella, o persona nuova che è un'anima gemella, o fiamma gemella. È una stesa meravigliosa. Complimenti veramente alle mie ragazze. Una stesa meravigliosa. Voglio buttarci una sibilla su questo amore. Sull'amore, una sibilla per favore su questo amore. L'amante, ragazze mie, questo è innamorato perso. Viene l'amante devoto ed affettuoso, giovane, biondo, possibile, amoroso. Vabbè, non deve essere necessariamente biondo, questo è un Jack di cuori, quindi comunque sia un paggio di coppe. Quindi questo è innamorato perso. O ti arriva un nuovo amore, perché comunque è un paggio se tu non ce l'hai ancora, o una persona che ti chiede scusa, o una persona specifica. Fatto sta che abbiamo visto di cosa stanno parlando le carte, ed è qualcosa veramente di meraviglioso. Io adesso, tu stai riprendendo? Sì, adesso ti vado a mettere una carta di queste. Quindi il messaggio che ti doveva arrivare è: coltiva tutto quello che ti sta accadendo adesso dentro te stessa. Non andare incontro all'universo a chiedere cosa sta facendo l'universo per te, perché ti arriva sotto forma di persone e circostanze che devi vivere adesso. Sperimenta in questo, apri il cuore, tutto sta andando divinamente, hai visto anche tu, preparazioni proprio della porta d'inverno, giunta a buon fine. Vediamo ancora un messaggio per andare incontro al nostro massimo successo per i miei ragazzi e le ragazze del cuore giallo, per favore. Akhenaton, Akhenaton, ok, meraviglioso il dipinto, il disegno. Andiamo a vedere Akhenaton cosa ci vuole dire per andare incontro al nostro massimo successo. Rivoluzione, cambiamento, innovazione, evoluzione, involuzione. Allora, Akhenaton fu il faraone che abbandonò il politeismo egizio a favore di una religione monoteista, quindi da tanti dei a un dio soltanto, basata sul culto del dio Aton, ovvero del disco solare. Qua è uscito due volte il sole, ragazze mie, sole, sole. Questo ti dice anche per una persona ci sei solo tu, ok? Sposo devoto di Nefertiti e padre di Tutankhamon, fu però presto soprannominato l'eretico per le sue idee innovative e dopo la morte fu volutamente dimenticato. Se usci da questa carta, sta arrivando un cambiamento nella tua vita. Te l'ho detto già qua, quello che non sai, mo sta arrivando, adesso sta arrivando, ok? Di qualunque cambiamento si tratti, dipende solo da te, se vederlo come evoluzione o involuzione. Lasciati guidare dalla tua anima per trovare le risorse giuste e necessarie. Allora, ragazze mie, qua se faccio una parentesi per alcune di voi, perché ho visto questo 10 di spade, 9 di spade, 9 di spade qua, ok? Per coloro le quali, ragazze mie, che hanno chiuso una relazione, si stanno staccando definitivamente da una relazione, qua c'è un amore nuovo di cui tu ancora non puoi sapere quanto è grande, ma sta arrivando adesso, è già nel tuo campo astrale. Mi spiego, è qualcosa di meraviglioso, ragazze mie, che ti toglie da tutto questo conflitto qua e ti porta veramente in qualche. Vedete pure voi le carte, è qualcosa di meraviglioso. Eros, amore, sole, l'amante, amore, tu stai manifestando il grande amore della tua vita. Proprio eccole qua, guarda. Quindi abbi cuore per te, va bene? E ascolta il messaggio proprio delle carte che ci servono a mandare avanti la nostra vita nel migliore dei modi per la nostra massima evoluzione. È una stesa meravigliosa, è come delle arabe fenici. Proprio noi quando usciamo da un dolore così grande, se abbiamo avuto un dolore importante, nella misura in cui noi abbiamo sperimentato grandi dolori, ragazze mie, ve lo dico per esperienza personale, possiamo sperimentare gioie inaudite. Nella misura in cui non abbiamo sperimentato grossi dolori, la gioia inaudita non possiamo sperimentarla perché sono due facce della stessa medaglia, ok? È una stesa meravigliosa, io vi faccio veramente i complimenti e vi dico, vi do proprio tutta la mia forza per manifestare questa meraviglia, ok? Perché ve lo meritate. Io mi merito di ricevere amore, io merito l'abbondanza in tutti i settori della mia vita.
Quindi, ragazze mie, complimenti veramente. Io vi abbraccio forte dal profondo dell'anima. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!